custodita e visitabile, e poi idealmente il 21, lunedì, avremmo dovuto usare un tedoforo, per fare un parallelismo olimpico, particolarmente conosciuto a Roma, che è Bruno Conti, sì, che da cittadino di Nettuno, ma da simbolo e anche dirigente della Roma Calcio, avrebbe fatto un po' da staffetta tra Roma, idealmente rappresentata da Alemanno, e con Nettuno, idealmente rappresentata dal sindaco Chiavetta, e per fare, come dire, chiudendo il villaggio di Roma, che era Piazza del Popolo, che oggi è ancora aperto e domani avrà la giornata aperta alle scuole, quindi ci saranno giochi, gadget, ricordo che c'è anche un campo pratica di baseball in un apposito tubo di plastica che consente di poter battere senza preoccupazione, soprattutto con delle palline di materiale molto molto leggero, ma che rendono perfettamente l'idea di quello che è un lancio e quindi la possibilità di fare una battuta. Una simulazione, diciamo. Una simulazione, certo, della base del baseball, che è lancio e battuta. E dicevo, il 21 avevamo previsto all'auditorium una serata di festa, ma anche di celebrazione di questi mondiali, con la presentazione delle 8 squadre finaliste. Le partite si concluderanno domenica notte, sì, quindi lunedì avremo avuto e avremo il range finale dei partecipanti, però la drammatica vicenda di Kabul, la morte dei nostri 6 militari, valorosi, sì, soldati che purtroppo sono stati colpiti dal terrorismo di quel paese, che per il quale e sul quale il loro lavoro di pace invece voleva essere in qualche modo di freno. Bene, nel loro ricordo e nell'ambito del lutto nazionale, che è stato dichiarato come giusto che sia in occasione della giornata dei funerali, perché ci saranno i funerali lunedì di Stato lunedì mattina, sì, ma come voi sapete ognuno dei 6 ragazzi tornerà purtroppo nella bara e non come si sarebbe voluto, loro e i loro familiari a casa sani e salvi dopo aver fatto quest'altra esperienza di lavoro per loro, perché ricordiamo che per loro è un lavoro duro, difficile, ma è un lavoro. Bene, questo abbiamo deciso nella giornata di lunedì di annullare questo appuntamento all'auditorium. Questo ci dispiaceva molto per il fatto che c'era una serata molto bella di cinema, di musica e di sport, ma purtroppo di fronte a un evento di questo genere il comitato ha deciso di annullare, e certo, con l'occasione anche per dirlo tramite i vostri microfoni, il 21 sera all'auditorium non ci sarà più questa manifestazione, certo, e lo facciamo col pianto nel cuore, ma col pianto nel cuore che deriva proprio da questo evento drammatico che ci ha colpiti. Ecco, Presidente, ha un po' appunto raccontato quest'unico, praticamente poi ricordiamo che questo era l'unico evento pubblico a livello nazionale che avrebbe visto, insomma, protagonisti. Sì, perché si sono svolti a livello locale. A livello locale, esatto. Comunque sia, insomma, tornando al discorso di prima, a Piazza del Popolo, almeno in questi giorni c'è questa festa per i bambini, sì, anche per sponsorizzare un po' lo sport, perché sono stati creati nuovi stadi, sono stati ristrutturati, come diceva lei in precedenza, degli stadi, e anche in vista, diciamo, di un coinvolgimento della Major League americana proprio qua in Italia. Ecco, Presidente, aggiungo una battuta a quello che ha detto Marco Maceroni, ed è proprio all'interno di questo mondiale. Non si sarebbe potuto fare qualcosa di più a livello proprio di comunicazione, vista l'importanza per l'Italia, visto il possibile accordo che può fare il baseball italiano con la Major League? Non le sembra che sia stato fatto un pochino poco per mettere in risalto questa manifestazione, che peraltro per gli appassionati è importantissima, ma forse per i curiosi non c'è stato quell'appeal giusto? Ma direi che quando si concentra una manifestazione, ricordo i mondiali di nuoto che sono stati fatti a Roma con un'unica location e con un investimento di 50 milioni di euro che
in parte riguardava l'adeguamento, la sistemazione degli spazi per fare gli allenamenti e le gare, e dall'altra riguardava la comunicazione. Noi abbiamo avuto un budget che in gran parte deriva da un investimento fatto dalla Federazione Mondiale e dalla Federazione Italiana, e per una parte deriva dagli sponsor, che non arriva a 2 milioni e 100 di euro. Questo lo dico semplicemente per far capire la differenza sostanziale tra un evento che a Roma è stato vissuto in maniera adeguatamente impegnativa, proprio perché c'era stato e c'è la volontà, c'era la volontà di rendere un evento molto romano. Dall'altra parte noi quindi abbiamo fatto riversare alle amministrazioni locali i loro investimenti, che non sono stati piccoli, se pensate che 20 milioni diviso 16 città sono investimenti mediamente intorno ai 500-600 mila euro per ogni città, e questo l'abbiamo preferito riversare questi investimenti non sulla comunicazione, che è stata poi affidata a dagli sponsor locali, e noi ci siamo occupati delle pagine nazionali dei quotidiani sportivi, perché sì. Se voi guardate i quotidiani sportivi tutti sono stati coinvolti fin dall'inizio per raccontare, ma soprattutto per promuovere questa manifestazione. Ma dall'altra parte, dicevo, il investire queste cifre per avere poi un'eredità che rimane, come a Roma gli investimenti nelle strutture, questa è la speranza, Presidente, vengono riutilizzati. È un po' la speranza dei cittadini, perché a volte queste premesse non sono state rispettate. Speriamo che questa volta avvenga questo. Sì, beh, questa volta avviene per forza, perché siccome sono 16 città, diciamo che è molto più facile che le singole realtà locali vengano coinvolte, certo, quanto non sia un'unica grande realtà che ovviamente ha 30.000 diverse esigenze, anzi diciamo 3 milioni e 500 mila esigenze diverse, mm-hmm. Pensando a Roma, là sono città che sono quartieri di Roma, che però vivono, per esempio Nettuno, la realtà locale in maniera più, baseball, diciamo, per Nettuno, certo, è l'unico sport, tutto il resto non esiste. È chiaro che lo stadio di Nettuno, che è stato riportato agli splendori di qualche anno fa, lo stadio Steno Borghese, come chi avrà la possibilità di venire allo stadio a vedere le partite o solo per la curiosità di vedere il villaggio, c'è tutta un'area pedonale che porta dal villaggio allo stadio, c'è un sistema di navette per il collegamento, cioè è una fruizione che rimarrà poi naturalmente al cittadino. E questo, Presidente, è comunque poi il valore aggiunto delle grandi competizioni che si svolgono nelle città, appunto grandi o piccole che siano, no? Perché poi è quello che poi rimane al cittadino, oltre all'evento sportivo vissuto con pathos, rimane poi la possibilità di utilizzare questi impianti. Presidente, io la devo interrompere perché siamo in fascia pubblicitaria. La ringrazio per aver dato un quadro chiaro un po' di quello che sta avvenendo in questi mondiali di baseball, e magari ci sentiamo la prossima settimana per fare un po' il punto della situazione. Molto volentieri, da martedì siamo a Nettuno e quindi da lì vi raccontiamo quello che sta succedendo nella capitale, diciamo, della fase finale dei mondiali di baseball. In bocca al lupo. Grazie a voi.